Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa penultima domenica dell'anno liturgico propone una parte del discorso di Gesù sugli avvenimenti ultimi della storia umana, orientata verso il pieno compimento del regno di Dio. È un discorso che Gesù fece a Gerusalemme prima della sua ultima Pasqua. Esso contiene alcuni elementi apocalittici, come guerre, carestie, catastrofi cosmiche. Dice: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli verranno sconvolte. Tuttavia, questi elementi non sono la cosa essenziale del messaggio. Il nucleo centrale attorno a cui ruota il discorso di Gesù è lui stesso, il mistero della sua persona e della sua morte e risurrezione, e il suo ritorno alla fine dei tempi. La nostra meta finale è l'incontro con il Signore risorto. E io vorrei domandarvi: quanti di voi pensiate a questo? Ci sarà un giorno che io incontrerò faccia a faccia il Signore. E questa è la nostra meta, questo incontro. Noi non attendiamo un tempo o un luogo, ma andiamo incontro a una persona, Gesù. Pertanto il problema non è quando accadranno i segni premonitori degli ultimi tempi, ma il farsi trovare pronti all'incontro. E non si tratta nemmeno di sapere come avranno queste cose, ma come dobbiamo comportarci oggi nell'attesa di esse. Siamo chiamati a vivere il presente costruendo il nostro futuro con serenità e fiducia in Dio. La parabola del fico che germoglia come segno dell'estate ormai vicina dice che la prospettiva della fine non ci distoglie dalla vita presente, ma ci fa guardare ai nostri giorni in un'ottica di speranza. Quella virtù tanto difficile di vivere. La speranza, la più piccola delle virtù, ma la più forte. E la nostra speranza ha un volto, il volto del Signore risorto, che viene con grande potenza e gloria, che cioè manifesta il suo amore crocifisso trasfigurato nella risurrezione. Il trionfo di Gesù alla fine dei tempi sarà il trionfo della croce, la dimostrazione che il sacrificio di se stessi per amore del prossimo, all'imitazione di Cristo, è l'unica potenza vittoriosa, è l'unico punto fermo in mezzo agli sconvolgimenti e alle tragedie del mondo. Signore Gesù,
non è solo il punto di arrivo del pellegrinaggio terreno, ma è una presenza costante nella nostra vita. Sempre è accanto a noi, sempre ci accompagna. Per questo, quando parla del futuro e ci proietta verso di esso, è sempre per ricondurci al presente. Egli si pone contro i falsi profeti, contro i veggenti che prevedono vicina la fine del mondo e contro il fatalismo. Lui è accanto, cammina con noi, ci vuole bene. Vuole sottrarre i suoi discepoli di ogni epoca alla curiosità per le date, le previsioni, gli oroscopi, e concentra la nostra attenzione sull'oggi della storia. Io avrei voglia di domandarvi, ma non rispondere, eh? Ognuno risponda dentro. Quanti di voi leggete l'oroscopo del giorno? Zitto. Ognuno si risponda. E quando ti viene voglia di leggere l'oroscopo, ma guarda a Gesù che è con te. È meglio, ti farà meglio. Questa presenza di Gesù ci richiama all'attesa e alla vigilanza, che escludono tanto l'impazienza quanto l'assopimento, tanto le fughe in avanti quanto il rimanere imprigionati nel tempo attuale e nella mondanità. Anche ai nostri giorni non mancano calamità naturali e morali, e nemmeno avversità e traversie di ogni genere. Tutto passa, ci ricorda il Signore. Soltanto Lui, la Sua parola, rimane come luce che guida, rinfranca i nostri passi e ci perdona sempre, perché è accanto a noi. Soltanto è necessario guardarlo e ci cambia il cuore. La Vergine Maria ci aiuti a confidare in Gesù, il saldo fondamento della nostra vita, e a perseverare con gioia nel suo amore. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione coniobimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, perpetua luce eis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristici che nella tarda serata di venerdì hanno insanguinato la Francia, causando numerose vittime. Al Presidente della Repubblica Francese e a tutti i cittadini porgo l'espressione del mio fraterno cordoglio. Sono vicino in particolare ai familiari di quanti hanno perso la vita e ai feriti. Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare e realizzare eventi così orribili che hanno sconvolto non solo la Francia, ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti non si può non condannare l'inqualificabile affronto alla dignità della persona umana. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera. Affidiamo alla misericordia di Dio le inermi vittime di questa tragedia. La Vergine Maria, Madre di Misericordia, susciti nei cuori di tutti i pensieri di saggezza e propositi di pace. A lei chiediamo di proteggere e vegliare sulla cara nazione francese, la prima figlia della Chiesa, sull'Europa e sul mondo intero. Tutti insieme preghiamo un po' in silenzio e poi l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ieri, a Três Pontas, nello stato di Minas Gerais, in Brasile, è stato proclamato beato Don Francisco di Paula Victor, sacerdote brasiliano di origine africana, figlio di una schiava. Parroco generoso e zelante nella catechesi e nell'amministrazione dei sacramenti, si distinse soprattutto per la sua grande umiltà. Possa la sua straordinaria testimonianza essere di modello per tanti sacerdoti chiamati ad essere umili servitori del popolo di Dio. Saluto tutti voi, famiglie, parrocchie, associazioni e singoli fedeli che siete venuti dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto i pellegrini provenienti da Granada, Malaga, Valencia e Murcia, Spagna. Sono tanti spagnoli. San Salvador e Malta. L'Associazione Accompagnatori Santuari Mariani nel Mondo e l'Istituto Secolare Cristo Re. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.